Buonasera, vediamo se la rete mi supporta perché era uscito il messaggio che non c'era segnale. Sono le 8:30 e oggi abbiamo svolto l'audizione di Banca d'Italia e Consob. Siamo partiti alle 11 e abbiamo terminato alle 19, quindi circa 5 ore per Banca d'Italia e circa 4 per Consob. Totale 9 ore. Io vi faccio una brevissima riassunto perché naturalmente sia Banca d'Italia che Consob sostanzialmente sono venuti a dirci che tutto ciò che hanno fatto è stato legittimo, ma non solo, hanno fatto tutto ciò che la legge gli dava come facoltà, tutti gli strumenti a loro disposizione li hanno utilizzati. E sostanzialmente sono state le due banche venete a comportarsi male perché non hanno seguito i consigli, le direttive che venivano loro impartite e anzi in determinate circostanze hanno proprio mentito, hanno proprio ingannato, mentito sia a Banca d'Italia che a Consob. Ora, l'unico aspetto, diciamo così, di novità dopo queste 9 ore di commissione è stato il fatto che sembra a questo punto chiaro che non c'è un sufficiente coordinamento tra Banca d'Italia e Consob. Consob dice: io agisco in base alle informazioni che ricevo e molte delle informazioni le ricevo proprio da Banca d'Italia, quindi sembra che in determinate circostanze Banca d'Italia non abbia provveduto a informare adeguatamente Consob. Io continuo a utilizzare il termine sembra perché vorrei naturalmente essere assolutamente sicuro, ma non è una opinione mia personale, ma in generale di tutta la Commissione, perché sia dal Movimento 5 Stelle sia praticamente la totalità della Commissione si è capito al termine di queste audizioni che bisognava farle contemporaneamente, cioè bisognava mettere a confronto, diciamo così, all'americana, un confronto all'americana tra Banca d'Italia e Consob, in maniera che non fosse possibile, che ci sia, non fosse possibile uno scaricabarile tra questi due soggetti, ma questi si rispondessero immediatamente. Ora si sta svolgendo l'ufficio di presidenza, vediamo se verrà determinato di rifare appunto queste audizioni, però questa volta mettendo a confronto i due soggetti, Banca d'Italia e Consob. Per il resto vi ho già detto, i due soggetti si sono, diciamo così, tra virgolette, giustificati, nel senso, ma neanche giustificati, loro sono venuti a dirci: noi abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere con il massimo impegno, la massima trasparenza. Tra l'altro, Banca Italia nella persona del dottor Barbagallo ha detto: io molte volte, o meglio, Banca d'Italia molte volte, quindi io per primo che sono a capo della vigilanza, non posso parlare, ma non perché non abbia qualcosa da dire, ma perché per legge tutto ciò che la Banca d'Italia esamina, tutto ciò che stabilisce è coperto da segreto. Quindi lui ha proprio detto, ed è a video, non sarebbe male diminuire un po' il perimetro della segretezza, perché io determinate volte mi trovo a dover combattere contro leggende metropolitane false, ma non posso obiettarle, non posso disfarle perché devo stare zitto. Devo stare zitto perché per obiettare a queste leggende metropolitane dovrei rivelare cose che per legge sono tenuto a rispettare con conseguenze penali se parlo, perché c'è appunto il segreto d'ufficio. Quindi lui per primo ha detto molte cose che da anni escono sui giornali e hanno preso, diciamo, una qualche parvenza di verità assoluta, sono false, ma io non posso replicare, la Banca d'Italia non può replicare, i suoi funzionari non possono replicare perché violerebbero il segreto d'ufficio. Abbiamo fatto alcune parti in seduta segreta, e quindi chiaramente neanche io posso parlarvene, ma posso dirvi che non sono cose mostruose.
In brevissimo, Barbagallo ha detto: non è facile individuare le baciate. Ha smentito categoricamente che Banca d'Italia abbia ordinato o abbia spinto la fusione tra Banca d'Italia e Veneto Banca. Banca d'Italia ha solo detto che Veneto Banca si deve tutelare unendosi a una banca di elevato standing, ma ha parlato in maniera generale, non specifica. E ribadisce che Banca d'Italia ha trattato in eguale maniera Veneto Banca e Popolare Vicenza. Entrambi i due auditi ci hanno consegnato una relazione e con questa voglio praticamente terminare perché molte delle domande che abbiamo fatto erano, diciamo così, spiegate in queste due relazioni, una ventina di pagine per 22 pagine per Banca d'Italia e una dozzina per Consob. Ora io a fine seduta, proprio assolutamente alla fine, proprio alla fine fine fine, ho chiesto a Casini che per il futuro, ovviamente, perché per il passato non si può più fare, avere in anticipo questi documenti. Perché nel momento che noi audiamo soggetti che comprensibilmente ci portano una relazione scritta nella quale spiegano il loro operato, sarebbe estremamente più efficace per noi commissari leggerla prima, 2, 3, 4, 5 giorni prima, in maniera che ce la studiamo per bene e poi quando li abbiamo sotto esame possiamo veramente fargli, diciamo, il pelo e contropelo, perché sappiamo esattamente che cosa ci vengono poi a spiegare a voce. Invece in questa maniera, portandoci la loro relazione nel momento stesso in cui noi ne prendiamo atto, nel momento oggi, nel momento stesso che ce la portano, la spiegano, è chiaro che noi queste cose le sentiamo per la prima volta, molte delle cose riportate le sentiamo per la prima volta, molte altre invece sono risapute, risaputissime, ma è chiaro che qui hanno aggiunto tutta una serie di elementi, di precisazioni che appunto dovremmo conoscere prima per poter replicare e essere preparati. Quindi io spero che questa indicazione di buonsenso adesso venga recepita nell'ufficio di presidenza e le prossime volte che audiremo una qualsiasi persona, se questa prepara una relazione di spiegazione, noi la si possa avere 3-4 giorni prima, il tempo sufficiente per studiarcela in maniera da poter replicare, perché io stesso ho fatto una ventina di domande. Non sapendo chiaramente in anticipo quello che Barbagallo avrebbe detto, quello che Banca d'Italia avrebbe detto, ed è chiaro che una parte di queste domande erano incluse nella spiegazione che ci è stata portata. Quindi questo è il senso, di queste 9 ore di audizione. Ribadisco, i due soggetti si sono ampiamente, tra virgolette, giustificati, dicendo: noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre facoltà, anzi, con un prodigarsi di sforzi assolutamente forte, purtroppo le banche non hanno rispettato quanto noi gli indicavamo, e in molte circostanze ci hanno proprio mentito, ci hanno proprio ingannato, quindi noi siamo i soggetti dalla parte della ragione e siamo stati ingannati appunto dalle due banche venete. E cos'altro dire? Moltissime domande, però il senso della discussione è stata questa. Ogni domanda, i due soggetti hanno ribadito: noi questo potevamo fare e questo abbiamo fatto. La legge questo ci consentiva, non potevamo fare diversamente. L'unico aspetto forte, ve l'ho già detto, sembra essere questa grossa mancanza di coordinamento e di informazione completa tra Banca d'Italia e Consob, dal momento che Consob ci ha ribadito chiaro e tondo: io mi muovo sulla base di informazioni che ricevo e una grossa fetta delle informazioni che ricevo le ricevo da Banca d'Italia. Quindi sembrerebbe esserci un difetto piuttosto corposo in alcune fasi di trasmissione di dati e su questo quindi naturalmente adesso noi ci concentreremo. Bene, come sempre vi ricordo che il video integrale è a disposizione sulla web TV Camera, il resoconto stenografico è a disposizione sul sito della Commissione parlamentare.
Per chi vuole informarsi in generale sul sistema bancario, io metto a disposizione 6-7 libri riassunti, libri non miei naturalmente, ma di esperti che parlano di materie bancarie, e io li ho riassunti, quindi avete molte informazioni molto condensate. Vi prego, condivideteli con i vostri amici. Non sono certamente considerazioni mie, sono considerazioni di grandi esperti. Condividetele perché, ribadisco, se non abbiamo un'informazione media che sale, una cultura media che sale, da una parte continuiamo a credere alle banche, dall'altra continuiamo a credere ai mass media generalisti che anche loro sbagliano, anche loro molte volte sbagliano, forse troppe volte sbagliano, e dall'altra non veniamo anche a conoscenza delle alternative che molte volte ho detto, le alternative ci sono, basta informarsi, le alternative etico-sostenibili ci sono. Bene, non mi dilungo, grazie a tutti. Ribadisco, se potete, condividete, diamo una mano a informare tutti, soprattutto chi ha avuto danni di queste operazioni e da chi adesso ha risparmi, titoli, posizioni aperte con banche, che speriamo naturalmente continuino a essere assolutamente sane. Però, come dire, prevenire è sempre meglio che curare. Quindi grazie a tutti, buona serata. Ah, scusate, domani mattina cambio completamente discorso, domani mattina ci sarà un convegno a Montecitorio in cui parteciperò anch'io come relatore, il primo anniversario dell'accordo di Parigi, sapete il famosissimo accordo sul clima di Parigi, ci saranno un po' diversi big, tra virgolette, della politica a celebrare che va tutto bene, tutto perfetto, naturalmente quelli della maggioranza, mentre gli organizzatori dell'evento e anche noi andremo a dire che assolutamente non solo non va tutto bene, ma al contrario, molte cose sono peggiorate, perché è notizia proprio di oggi che Enea è uscita con un report molto dettagliato e Enea, il nostro ente nazionale sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili, dice chiaro e tondo: la situazione in Italia è peggiorata negli ultimi 2 anni, cioè siamo in retromarcia da 2 anni. Ma vi rimando a domani, poi domani farò un altro video. Grazie, buona serata.